licenziamento. Quindi che in Italia non si può licenziare è una di quelle bugie che bisognerebbe sfatare, perché non è così ed è previsto anche dai contratti. Io farò rispondere Beckis, ma le ricordo il caso poi, Malpensa per tutti, con quelli che rubavano le valigie dello stadio reintegrate. Integrate adesso, dai, non... Giusto per... Dopodiché, per quello che riguarda il reintegro, c'è un punto di fondo, che è applicare la nostra Costituzione, non è tornare agli anni 70, è applicare la nostra Costituzione, perché lo Statuto dei diritti dei lavoratori, quando fu fatto, tutti i partiti lo votarono, tutti, si astenne il Partito Comunista perché gli sembrava troppo alta la soglia dei 15 dipendenti, ma tutto il Parlamento italiano, dalla Democrazia Cristiana fino al Partito Liberale, votarono lo Statuto dei diritti dei lavoratori con il reintegro contro i licenziamenti. Perché? Perché tutte le forze politiche in quel paese qui pensavano che chi lavora deve avere il diritto di non essere licenziato se non c'è una giusta causa. E quando questo avviene deve avere il diritto di poter essere reintegrato, perché in questo modo è attraverso il lavoro che una persona si realizza. Aver tolto questa cosa, e io la trovo grave, perché per me è un diritto di civiltà questo. E vorrei ricordare a tutti che dal 1946 al 1970, quando lo statuto non c'era, in quel paese qui, non da un'altra parte, ci furono 549.000 licenziamenti in Italia per discriminazioni e per ragioni politiche. Scritto agli atti del Parlamento, non è che esiste da un'altra parte. Dopodiché, io dico... E considero che sia importante, noi lo statuto che stiamo proponendo non è solo tornare al 1970, noi consideriamo che il reintegro vada rimesso per evitare licenziamenti senza giusta causa, ma noi vogliamo che lo statuto dei diritti dei lavoratori, quello nuovo che come CGIL abbiamo proposto, valga per tutte le forme di lavoro, compreso il lavoro autonomo, in modo che ci sia qualsiasi lavoratore determinati diritti. Poi chiudo, io so perfettamente che gli imprenditori non sono tutti uguali. Lo so perché ci sono, e come lui dice non ha mai licenziato nessuno, va a suo onore che è stato capace di gestire un'azienda e di trovare gli accordi. Cosa dico io? Perché considero che questa legge è sbagliata? Perché questa legge non tutela gli imprenditori tutela gli imprenditori, quelli delinquenti, che pensano che possono licenziare chi gli pare, poi pagano un po' di soldi e lo possono fare. Allora la legge deve tutelare i più deboli e deve favorire i comportamenti virtuosi, non favorire i comportamenti che non vanno bene. Un commento di Beckis e poi arrivo il culo della rotta.